Pam per bam per bam per bam pam per bam per bam per bam pam pam per bam per bam per bam 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 pam 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 na 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 Ciao a tutti carissimi amici, bentornati sul canale del Briga, più carico che mai, più carico che mai. State a soffrire, tutto questo per chi? Per l'arrivo di Alvaro Morata, perché qua non l'abbiamo ancora festeggiato. Siccome voi avete continuato a dire Morata di qua, Morata di là, e Safretangur, Alvaro Morata, bello, il mio torero, il mio matador, bello, Alvaro, vieni, fatti le vacanze, bel riposi, tranquilli, rilassati, bello, che cud gel, tutto un gay. Mamma, prima o poi mi presenterò qui con proprio i capelli proprio tirati a lucido, mi presenterò, perché va fatto un bel benvenuto ad Alvaro, andava fatto. E quindi ragazzi, la situazione è questa qua. Poi ci sarà anche da parlare per quanto riguarda Fulkrug, Niklas Fulkrug. Mamma, Wagner, io speriamo, vediamo un pochino come vanno le cose, perché poi non voglio magari, sai, illudermi, non voglio che magari pensiamo, diciamo, a questa, a quest'altra, e poi magari invece non le cose non vanno, insomma, a buon fine. Però aspettiamo e vediamo, perché secondo me una coppia d'attacco Morata-Fulkrug, insomma, là davanti niente male. Poi noi qua siamo abituati ormai a sminuire qualsiasi cosa, quindi poi magari il centravanti della nazionale spagnola, il centravanti della nazionale tedesca, chi saranno mai? Cioè, niente di che, eh? Sicuramente non saranno niente di che, immagino, perché per quello che è, diciamo, l'andazzo, insomma, che ormai abbiamo preso, la piega che ha preso, insomma, il discorso. Però al di là di questo, io ho detto vediamo un po', non vogliamo magari esultare per qualcosa che non è, diciamo, concreta. Certo è che Alvaro Morata è un attaccante del Milan, e quindi questo è già un, finalmente oserei dire, un colpo, insomma, che andava fatto e che aspettavo da anni, perché ogni volta che sentivo il nome di Morata associato al Milan, io ci speravo, anche perché, sottolineo, tutte le volte le cifre di queste clausole rescissorie, eccetera, erano sempre relativamente basse per quello che è il valore del giocatore. Quindi speravo veramente che la cosa prima o poi, insomma, andasse in porto, e a quanto pare è stato proprio Ibrahimovic a far pesare il suo personaggio, e a far sì che Morata scegliesse il Milan. E questo forse è il primo vero colpo, insomma, di Ibra. Speriamo che possa dar seguito a questo tipo di operazioni, perché anche se la maggior parte delle persone ormai si sono abituate a sminuire, a fare questo e quest'altro, non voglio ripetermi su Morata, ma sicuramente, insomma, non è l'ultimo arrivato, quindi semplicemente questo. Vediamo che cosa succede con Fulkrug, e non sarebbe male. Ultimamente sono uscite fuori le voci anche per quanto riguarda Samardžić, altro giocatore che mi piace particolarmente, altro giocatore con grandi qualità, giocatore da grande squadra. Mi spaventa, diciamo, tra virgolette, il discorso proprio che riguarda non tanto la proprietà udinese, quanto il discorso
papà del giocatore, sappiamo quello che successe anche con l'Inter, che praticamente era un giocatore dell'Inter, poi saltò tutto per un discorso legato proprio alle commissioni. Quindi determinate cose non succedono solo a noi, a quanto pare, però a noi, come al solito, poi vengono enfatizzate, vengono fatte, insomma. Però al di là di questo, vedremo cosa succederà, perché i nomi ultimamente, voglio dire, sono abbastanza interessanti. È anche vero che Summers c'è un giocatore completamente diverso da quelli accostati al Milan ultimamente, tipo Fofana, che è ovviamente un giocatore di caratteristiche completamente diverse. Ho sentito anche il nome di un certo Richard, non ricordo cosa. Però un centrocampista, insomma, anche lui di quantità, che sarebbe l'alternativa a Fofana, un giocatore, un colombiano che gioca nel Palmeiras, Richard Rios. Quindi anche lui sembra un giocatore molto interessante, ma vedremo, perché molte volte quando vengono fatti nomi un pochino esotici, poi alla fine si perdono le tracce, un po' come è successo un po' di tempo fa con André, centrocampista della Fluminense, che sembrava in orbita a Milan, poi non se ne è fatto più niente. Quello era un bel giocatore, un bel prospetto. Però questo è quanto. Vedremo cosa succederà, ragazzi. Si parla anche ultimamente di Pavlovic in maniera sempre più insistente, e anche non avendo visto esattamente. Non avendo visto video, non avendo visto, insomma, non conoscendo il giocatore per bene, un giocatore con quelle caratteristiche, con la cattiveria, con la fisicità di Pavlovic, è sicuramente un giocatore che io prenderei, insomma, accoglierei a braccia aperte, perché abbiamo bisogno anche di quelle caratteristiche lì. Quindi, diciamo, vediamo se anche qui succederà qualcosa da questo punto di vista. Quindi, ragazzi, più o meno la situazione è questa adesso. Abbiamo preso finalmente un giocatore, Alvaro Morata. Stiamo trattando anche quindi Fulcrug, a quanto pare. Il problema è che spesso e volentieri si dice: il Milan ha l'ok del giocatore, il Milan ha l'ok, diciamo, dell'entourage, si sono messi d'accordo. E invece poi con il club magari manca sempre qualcosa. Con Zirkzee invece era successo esattamente il contrario, cioè con il Bologna tutto a posto, perché ovviamente avevamo deciso di pagare la clausola, quindi era ovviamente il Bologna non poteva opporsi in questo senso. E invece poi le cose sono andate come sono andate, per via del procuratore e ovviamente anche del giocatore, perché abbiamo sempre demonizzato l'agente del giocatore, ma va anche detto che il giocatore stesso in determinate situazioni poteva fare qualcosa se veramente voleva il Milan. Invece, evidentemente, ha preferito i soldi superiori del Manchester United a quello che era il progetto che lui definiva, insomma, che si diceva che a lui piacesse, eccetera. Quindi, questo è, alla fine, poi tutti i nodi vengono al pettine, questi sono i fatti. Ragazzi, vediamo un po'. Dobbiamo cercare di portare avanti tutte queste situazioni. Ripeto, c'è Samardzic, c'è Fofana, c'è Pavlovic, c'è Fulcrug, abbiamo preso Morata. Se tutti questi nomi arriveranno al Milan, è chiaro che le cose, insomma, non vedremo se qualcuno poi avrà il coraggio di continuare a dire che siamo la quarta, la quinta, la sesta squadra e tutto il resto. Insomma, questo va detto, perché poi, sai, spesso e volentieri qui ognuno diventa il custode della verità, e quindi poi magari bisognerebbe anche fare un passo indietro e dire: ma evidentemente, forse su determinate cose dovevo un pochino aspettare, vedere un po' come andavano le cose, perché io sono il primo qua. Sono il primo che, se le cose poi alla fine salterà Fulcrug, salterà Samardzic, salterà Fofana, salterà quello, salterà quest'altro, non vedrete questo briga così bello e tranquillo. Perché poi le reazioni delle persone dipendono sempre da un fatto. Cioè, non è che qui
da un momento all'altro uno prende sclera axia bunabun o magari diventa ottimista da un giorno all'altro. Ci sono dei fatti che determinano delle, diciamo, delle situazioni che, insomma, che quelle, insomma, sono quelle le cause e poi l'effetto. Quindi, se la causa è di un certo tipo, l'effetto è un altro. Se il Milan prende questo e quest'altro, io sono contento. Se il Milan si fa, diciamo, ciulare, perde questo e quest'altro giocatore, io non sarò contento. Cioè, mi sembra di essere abbastanza chiaro da questo punto di vista. Non è che uno qua deve ogni volta, insomma, stare a rimarcare questo fatto qua. Perché qui salire e scendere dal carro è un pochino una cosa che va capita. Perché io di tifosi, tipo, che ne so, cioè, se voi volete fare la parte tipo dei politici di una volta che erano, diciamo così, ma di una volta e non quelli che adesso, diciamo, quelli di una volta che magari avevano un'idea e la portavano avanti a spada tratta, sempre e comunque, è una cosa. Se invece poi uno deve, ovviamente, da tifoso, vedere quello che succede, rendersi conto di quello che è il mercato in questo senso, di quello che è la stagione, di quello che è un progetto, di tutte le cose, poi in base a quello uno poi agisce di conseguenza. Non si tratta di essere un voltabandiera o magari di essere un talebano, insomma, come dire. Bisogna, diciamo, rendersi conto di questo discorso qua. Semplicemente questo. Beh, ragazzi, questo è quanto. Iscrivetevi al canale, non ve l'avevo chiesto, lasciate un like, condividete se ne avete voglia. Tasto grazie per le donazioni. A proposito, per tutti quelli che volevano vedere quanto, diciamo, il briga di qua, il briga di là, il briga di qua, il briga di là, ho messo nel video di ieri, ho messo in primo piano una donazione di una persona che devo ringraziare perché un qualcosa del genere non succede tutti i giorni, ve lo garantisco, ed è un qualcosa che veramente, veramente lascia veramente a bocca aperta. Quindi ho messo quella donazione lì in primo piano nel video di ieri. Ringrazio ancora una volta la persona che vuole rimanere anonima. Lui sa quanto, diciamo, mi lascia ogni volta allibito, e quindi lo ringrazio per l'ennesima volta perché veramente è un qualcosa di straordinario. Un grazie di cuore, un grandissimo abbraccio ad una persona veramente squisita e straordinaria. Ti voglio bene, ti abbraccio ancora, vi abbraccio tutti, vi saluto, forza lotta e vincerai, non ti lasceremo mai.